c'è stato un momento, io vivevo con lei appena potevo, quindi lei mi prendeva, mi portava a casa sua e dormivo con lei, mangiavo con lei e spesso viaggiavo con lei anche in Italia quando andava a incontrare i suoi amici e si portava. E la sera nel lettone, come fanno tutti i bambini, io chiedevo di raccontarmi una storia. Quindi io il primo ricordo che ho di lei che parla di Shoah, anche se non in termini di Shoah, perché c'è stata sempre molta attenzione al modo in cui si raccontava questo ai bambini. Lei non ci ha mai parlato direttamente, nel senso che anche a me i dettagli a noi non li ha mai raccontati. Anche dopo diceva: ho uscito un libro dove c'è una mia intervista, vallo a leggere, no? Quindi sostanzialmente il suo modo di far sapere era quello. Ma io ricordo però questo, facevamo un gioco che più o meno suonava così. A parte raccontare la storia di Cappuccetto Rosso, le fiabe che si raccontano normalmente ai bambini prima di addormentarsi, io poi le chiedevo di raccontarmi la storia della mia vita. Allora lei mi diceva: tu sei una bambina molto amata, ti abbiamo molto desiderato, tutte queste cose che si raccontano ai bambini, e poi io dicevo: adesso raccontami tu la storia della tua vita. E in questa sua storia della sua vita parlava della famiglia, parlava dei fratelli, della sorella, eccetera, delle sorelle e del fratello, e poi diceva: a un certo punto sono venuti degli uomini cattivi che mi hanno portato in un paese lontano dove non si sono comportati bene e io ho sofferto moltissimo. E questo è stato il mio primo incontro, e poi la prima volta che l'ho accompagnata ad Auschwitz avevo 13 anni, quindi sono andata con altri ragazzi della scuola ebraica, lei ci ha accompagnato e siamo andati insieme, e lì abbiamo saputo, abbiamo visto con i nostri occhi.